Bentornato nel mio canale. Oggi è il primo giorno della settimana, 27 settembre 2021. Siamo in un nuovo inizio e dobbiamo fare qualcosa per la vita. Quali sono i tuoi segni oggi? Guarda il video per scoprire l'oroscopo Cancro. Giornata da archiviare, sotto tiro di Marte. Plutone e Marte, i più scomodi e urticanti tra i pianeti, sembrano essersi dati appuntamento apposta per complicarvi la giornata. Vero che non sono lì solo da ieri, in quella porzione di cielo tanto ostile, ma normalmente avete il supporto della Luna, oggi distratta e presa dai fatti propri. Piacevoli le attività ludiche, godute all'esterno con gli amici, ma al chiuso in casa si salve chi può. Tutto da discutere, vita familiare e rapporto a due, qui frecciate e critiche non si risparmiano e chi colpiranno più a fondo se non voi e la vostra anima di burro? Ciliegina sulla torta ai primi raffreddamenti d'autunno, anche se il punto più delicato resta la colonna, in assoluto la zona lombare. E allora su cosa puntare? Sullo yoga e la meditazione zen, almeno vi cambierebbero la prospettiva. Sconcerto, solitudine e tristezza, la coppia non attraversa un buon periodo e il consultante si sente come schiacciato dal peso della tristezza e della monotonia. Paura di non essere ricambiati. Incertezze sul partner, sospetti e gelosia. Solitudine anche per i single che resteranno inchiodati nella solitudine e nella ricerca vana di nuovi stimolanti incontri. Non chiedere agli altri di sostituirvi nel risolvere i problemi che avete, oggi avrete delle ottime occasioni per mostrare a voi stessi di essere in grado di risolvere ogni problema che vi si presenta. Pettegolezzi e dicerie sul vostro conto. Cercate di non mettervi troppo al centro dell'attenzione, oggi potreste solo scatenare le gelosie ed altre dicerie. Mettete da parte, potendo, qualche risparmio, è il caso di fare economia su tutto. Potrebbero esservi utilissimi in seguito. Non giudicate facilmente le persone, oggi potreste avere pratica dimostrazione che qualche vostro giudizio era completamente errato. Qualcuno vi farà ricredere. Ciò che pensavi di avere sistemato nel domestico, tempo fa, potrà crearti noie. Giornata adatta per i piccoli lavori in casa dove c'è sempre qualcosa da sistemare. A volte vi sentite giù di corda e siete stanchi di inseguire gli altri, un buon motivo per iniziare di nuovo un cammino di rinnovamento. Cercate di superare i vostri limiti e non pensate di essere da meno degli altri, un momento di sfiducia è sempre possibile, ma tocca a voi. Ancora una volta, capire che quel limite potete superarlo. Oggi il mondo vi farà girare a vuoto, avrete la netta sensazione che vi ritroviate sempre al punto di partenza. E il vostro umore ne risentirà. Le nuove consocenze che state per fare non sono ottimali, non tutto ciò che luccica è ore. E di sicuro dovrete fare scelte importanti a partire dalle vostre amicizie. Fate in modo che i vostri desideri siano chiaramente decifrabili. Solo così troverete un partner attento e disponibile, pronto a esaudire i vostri desideri. Se c'erano stati dei piccoli problemi, magari dovuti alla lontananza, tutto si risolverà magicamente e vi sembrerà di rivivere i primi giorni di passione. Se avete la sensazione che vi sia stato tolto qualcosa, a partire da oggi vi sarà restituito con gli interessi. È tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi senza poterle esprimere liberamente. Uno dei vostri pianeti prediletti, Venere dimora nel segno amico dello Scorpione. Sensibilità e intuito vi rendono più scorrevole l'esistenza. Con amici, figli, fratelli o sorelle, create quella particolare atmosfera, affettuosa e premurosa, che solo voi sapete fare. Non vi preoccupate. Per il momento, se alcuni vostri progetti sono lontani dal poter essere realizzati. Se decidete di passare questa giornata a contatto con il mare, ricordate che siete un segno d'acqua e, nel mare, vi trovate nel vostro elemento. Se potete, abbandonatevi alle gioie della vita acquatica anche solo per una passeggiata. Nettuno vi promette insospettabili benefici. Durante la giornata di oggi ci saranno molte perplessità e incertezze. Già da giorni siete assaliti dai dubbi, soprattutto per quel che riguarda il vostro lavoro, non siete più convinti di aver imboccato la strada giusta. Le stelle vi dicono che siete ancora in tempo a dare una sterzata, ma prima di farlo,
assicuratevi che sia davvero ciò che desiderate. Cari cancretti, vi aspettano belle occasioni d'amore in questa giornata grazie al bell'aspetto di Venere. Sul lavoro, meglio agire con calma e non farsi ingannare da chi cerca di mettervi i bastoni fra le ruote. Cercate di lavorare in modo più spontaneo, senza dovervi per forza lasciare influenzare da qualcun altro, da idee che potreste avere benissimo anche da soli. Dovete credere di più in voi stessi e nelle vostre capacità. Se non avrete la giusta costanza per gestire tutti i vostri progetti, allora vi potrete fare affiancare da qualcuno, ma soltanto negli aspetti materiali, non certo per quello che concerne la costruzione del vostro futuro. Lunedì malmostosa, con la luna imbronciata in dodicesima casa e la coppia Sole-Marte scornata e scontenta in quadratura. Saturno vi rende insicuri e meditativi, imbrigliati tra un lembo di un brutto sogno che stenta ad andarsene. Per fortuna è lunedì e potete stare a letto ancora un po'. Amore ed Eros, battaglie familiari ma un po' è anche colpa vostra, stanchi dopo una settimana di super lavoro non tollerate il chiasso dei pupi né il minimo screzio con il partner. Datevi una calmata, la vita è bella, forse risentite degli umori internazionali, ma la paura non deve vincere la serenità. Le stelle di oggi ti doneranno un erotismo intenso e raffinato, splendida sarà l'intesa sessuale con il partner di sempre. Verso sera, soprattutto se hai l'ascendente in acquario, la fiamma del desiderio si accenderà più forte che mai. La vostra natura intensamente sentimentale ha modo di esprimersi sia in un rapporto fisso che in un incontro occasionale. Una Venere Scorpione madrina delle vostre fortune, vi apre le porte del desiderio e dell'accordo di coppia profondo. Emozioni alle stelle in serata, specie se si tratta del primo appuntamento di coppia. Anche un magico Nettuno oggi spiana i vostri passi nei sentimenti, specie se siete nati in luglio. Lavoro e denaro, oggi dovreste fare una bella cosa, riposarvi, anziché sfaccendare in casa o in cucina, col risultato di innervosirvi e innervosire di riflesso anche i vostri cari. Attenti, se ve la prendete per tutto rischiate il pranzetto che vi hanno preparato con tanta cura. Ti sentirai oppresso dagli impegni incessanti e desidererai prenderti una pausa. Dovrai però pazientare e cercare di portare avanti il più possibile il tuo lavoro. I nati nella seconda decade potranno vivere una giornata lavorativa favorevole alle trattative o allargare gli orizzonti con possibilità di importanti cambiamenti. Considerate il denaro un mezzo e non un fine. Per questo siete uno dei pochi segni a dargli l'importanza che merita. E non vi strappate i capelli se ne avete poco o tanto quanto basta. Benessere, mal di testa, di stomaco, di schiena, tutte situazioni acute dovute a contratture muscolari o a fenomeni nervosi, nemmeno il tempo di dire ah ed è già passato, ma quando arriva picchia. Dormiteci su. Con alcuni pianeti in segni poco amici, la forma non sarà male, anche se non molto appariscente, pazientate ancora un po' e tornerete in forma. Vi lamenterete anche di qualche leggera emicrania di origine psicosomatica che combatterete prontamente assumendo valeriana o descolzia. Per lei, non prendete vela con la colf se nel marasma di casa vostra non trovate gli effetti personali importanti, il portafoglio, la collana di perle, il green pass. Tre lunghi respiri vi ricorderanno che avete lasciato tutto in auto. Per lui, tanti cambiamenti tutti in una volta, ecco perché vi sentite frastornati, tra battaglie familiari e discussioni coi vicini. Da dove si comincia a fare ordine? Colore delle emozioni, viola. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 5. Grazie per aver guardato i miei video. Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.